Grazie Presidente, cari colleghi, signor Commissario. Questo negoziato assomiglia un po' alla dea Shiva, è quattro braccia, tanto occorre impegnarsi per concludere un accordo così multiforme. Allora, le nostre posizioni come ALDE. Primo, accesso alle medicine. Apprezzo la dichiarazione del Commissario, ma ribadisco, nessuna tentazione di introdurre misure protezionistiche in un settore nel quale l'Europa ha di fatto ostacolato in passato l'accesso a medicine a basso costo, niente di più volgare che strumentalizzare la questione della contraffazione per meri scopi protezionistici, piuttosto che l'accordo sia un'occasione per cooperazioni tra l'industria farmaceutica indiana e quella europea. Secondo punto, settori industriali. Invece noi chiediamo all'India di includere nell'accordo anche settori sensibili oggi assai tassati per le nostre esportazioni, come le automobili e gli alcolici. Terzo punto, agricoltura. Da parte nostra si è invece pronti a discutere di prodotti agricoli, aprendo il nostro mercato però con alcune attenzioni. No ovviamente agli OGM e piena difesa delle indicazioni geografiche. Su questo ultimo punto, che ricordo che le indicazioni geografiche non sono solo materia di politica commerciale, ma anche di identità europea e ci auguriamo i massimi sforzi per semplificare le procedure di registrazione in un sistema burocratico, quello indiano, che è molto pesante, forse anche più pesante di quello europeo, il che è tutto dire. Appalti pubblici, congratulazioni alla Commissione, se è vero che l'India per la prima volta pare si essere disposta a includere il public procurement in un accordo internazionale. Solo le Indian Railways, tanto per fare un esempio, sono 17.000 treni, 18 milioni di passeggeri che circolano al giorno. La Indian Railway prevede di costruire altri 25.000 chilometri di tracciato ferroviario nei prossimi 10 anni, rappresenta uno dei tanti mercati che potenzialmente si aprono con questo accordo di libero scambio. Se ben negoziato, il vantaggio sarà di entrambi le parti, favorendo uno sviluppo durevole con un graduale sradicamento del lavoro minorile e il rispetto di una protezione sociale più avanzata. Inutile una posizione contraria pregiudiziaria e per questo mi rivolgo a tutti i gruppi del Parlamento europeo affinché rifiutino a priori un testo di compromesso.